Grazie, buonasera. Buonasera, biologa, autrice di Superquark, consigliere del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Allora, dottoressa, ripartiamo da AstraZeneca. Cosa è successo? Siamo tutti in attesa del verdetto di giovedì e come ce lo può spiegare? Ma io credo che la possiamo capire meglio se ci ricordiamo bene in cosa consiste la farmacovigilanza, perché abbiamo sempre detto che un qualsiasi farmaco per essere approvato deve passare tre fasi di sperimentazione, però gli esami per un farmaco non finiscono mai e infatti continua a essere sotto analisi per tutto il tempo in cui viene distribuito. Questo vuol dire che chiunque prenda un farmaco e ritenga di aver notato un fenomeno indesiderato lo può segnalare alle autorità sanitarie anche tramite il proprio medico. Le autorità collezionano tutte le segnalazioni e cercano di capire se c'è un rapporto di causa ed effetto fra il farmaco e quello che è stato segnalato. Per esempio, per fare un esempio banale, se io prendo un farmaco e dopo poco tempo cado da una scala, allora lo posso segnalare e qualcuno deve poi stabilire se la caduta è dovuta per esempio a una vertigine dovuta al farmaco o ci sarebbe stata in ogni caso. Se il rapporto causa-effetto viene accertato, allora intanto l'effetto indesiderato diventa qualcosa di ufficiale e viene segnalato nelle istruzioni, nel bugiardino del farmaco. Poi si può cercare di individuare quali sono le persone più a rischio di avere quell'effetto indesiderato e indirizzarle verso un altro farmaco o, nei casi peggiori, ritirare il farmaco. Tutto questo nel caso dei vaccini è molto severo, perché i vaccini si danno a persone sane e quindi gli effetti indesiderati sono veramente tollerati al minimo. Ma al momento siamo ancora nella fase in cui si cerca di stabilire se c'è una relazione di causa ed effetto tra il vaccino AstraZeneca e le trombosi che purtroppo si sono verificate. E allora perché c'è stato tanto allarme? Beh, intanto all'inizio ci si è allarmati perché sembra che diverse persone di queste che avevano sofferto episodi di trombosi si fossero fatti vaccini appartenenti a uno stesso lotto che non era stato distribuito in Italia. E poi la decisione finale anche delle autorità sanitarie italiane è stata presa perché in Germania qualcuno ha avanzato l'ipotesi che le trombosi che si sono verificate non siano trombosi normali, abbiano delle caratteristiche che le rendono rare e questo effettivamente darebbe adito a molti sospetti, ma va accertato. Perché le trombosi in sé purtroppo non sono un fenomeno raro per nulla, sono la terza malattia vascolare più diffusa e ci sono tantissimi fattori che possono favorirla: l'alcol, il fumo, il sovrappeso, l'età, l'utilizzo di certi farmaci a base di ormoni e anche le infezioni, in particolare l'infezione dovuta al nuovo coronavirus, ma anche i viaggi aerei di lunga distanza. Si chiama sindrome della classe economica, colpisce un viaggiatore ogni alcune migliaia di coloro che fanno viaggi aerei di più di 4 ore ed è appunto, sono appunto episodi di trombosi favoriti dal fatto di stare seduti per molto tempo in uno spazio ristretto, magari con vestiti stretti, magari senza bere o bevendo alcolici. Quindi purtroppo la trombosi è un fenomeno che avviene con molta più frequenza di quanto non si vorrebbe. Allora torniamo al vaccino. Il vaccino AstraZeneca è stato dato a 11 milioni di persone nel Regno Unito e a 5 milioni di persone nell'Unione Europea. Circa, nel totale fanno in realtà un po' di più, quindi nel totale fanno circa 17 milioni di persone. E in queste 17 milioni di persone non si è visto un aumento di frequenza nel numero di casi di trombosi. Cioè il numero di casi di trombosi che si sono verificati fra i vaccinati non sono molto diversi da quelli che si sono verificati fra i non vaccinati. Anzi, come fatto notare dalla testata Il Post, secondo la sorveglianza nel Regno Unito, il numero di casi di trombosi che si sono verificati in chi si è vaccinato con Pfizer è più o meno equivalente a quelli che si sono verificati in chi si è vaccinato con AstraZeneca e in nessuno dei casi ha creato sospetto, perché in rapporto al numero di vaccinati con ciascuno dei due vaccini erano comunque numeri che rientravano nella norma, considerando che si stima
che abbiano una trombosi ogni anno in Italia circa 60.000 persone e circa 65.000 nel Regno Unito, questo indipendentemente da ciascun vaccino, prima che esistesse il Covid, e quindi sono numeri molto importanti. Ma è possibile, come è possibile che si produca un lotto di vaccino avariato? Cosa può succedere? In realtà non dovrebbe succedere. Abbiamo però visto che produrre questi vaccini è estremamente complicato e quindi non si può fare ovunque, bisogna che ci siano macchinari speciali e quindi è un processo non banale. Proprio per diminuire in tutti i modi il rischio che possano essere prodotti lotti avariati, ciascun lotto, prima di essere messo a disposizione del pubblico, viene controllato a campione. In Italia lo fa l'Istituto Superiore di Sanità. Proprio per accertare che ciascun lotto risponda alle norme di qualità che sono previste. E questo viene fatto a monte. Poi c'è la farmacovigilanza che cerca di agire a valle mettendo in luce eventuali fenomeni rari. Ma dottoressa, è possibile escludere che sia proprio la formulazione di AstraZeneca a causare la trombosi? Non è possibile escludere nulla fino a che non lo escludono le autorità sanitarie. Però diciamo che per quello che se ne sa ora sembra molto improbabile, proprio perché se ci fosse stato un aumento di rischio di trombosi dovuto al vaccino si sarebbe dovuto vedere sui grandi numeri, in particolare quelli del Regno Unito. Però la sorveglianza serve proprio a mettere in luce eventuali effetti negativi rari o rarissimi. Allora immaginiamo che questi casi di trombosi alla fine risultino effettivamente essere dovuti al vaccino, cosa che sembra piuttosto improbabile, almeno che lo siano tutti. A questo punto io vedo due strade. Una, si dovrebbe cercare di identificare quali sono le persone che hanno più rischio di avere questo effetto grave dovuto al vaccino e magari indirizzarla a un vaccino diverso. La seconda via, purtroppo, è fare un calcolo di costi e benefici, perché io devo mettere sul piatto da un lato i possibili problemi causati dal vaccino, dall'altro quelli causati dal Covid. Ora io, come moltissimi altri, sono una di quelle persone che non vede l'ora di riprendere una vita normale, ma so benissimo che se riprendo una vita normale da non vaccinata, quello che succede è che prendo il Covid. E se prendo il Covid, in Italia la letalità del Covid sulle persone su cui è stato individuato è del 2-3%. Magari io sono più giovane, non ho motivi di preoccupazione di salute particolari, posso sperare di avere probabilità di decesso basse, bassissime, ma comunque buone probabilità di ammalarmi gravemente e magari avere trombosi, che sono uno degli effetti collaterali del Covid. Quindi se metto sul piatto i costi, i rischi che mi fa correre il vaccino e quello che mi fa correre il Covid, a meno che la sorveglianza non ci porti delle sorprese, al momento attuale sembra sempre ancora largamente preferibile il vaccino. E aggiungo una cosa. Ricordiamoci che una delle cose che stanno esaminando gli esperti è proprio escludere che le persone che purtroppo hanno avuto questo effetto gravissimo, che hanno avuto questi fenomeni di trombosi e magari sono decedute, non fossero a loro insaputa infettate dal nuovo coronavirus, che quindi potrebbe essere il responsabile di quanto accaduto. Questo per fortuna è qualcosa che è abbastanza facile da capire e speriamo escludere. Dottoressa, torniamo alla farmacovigilanza. Lei ci ha fatto un esempio del gatto nero, ce lo spiega bene? Allora, io ho pensato a questo paragone. Allora, immaginiamo che una città sia invasa dai topi e questi topi portino una malattia molto pericolosa. Per reagire alla malattia, il sindaco decide di introdurre, le autorità sanitarie decidono di introdurre in città dei gatti. Ora, è chiaro che nel paragone l'emergenza sanitaria dei topi è il Covid e i gatti sono i vaccini. Quindi le autorità introducono tre tipi di gatti: gatti neri, gatti bianchi e gatti grigi. E all'inizio le cose vanno piuttosto bene, i gatti cominciano a ridurre il numero dei topi, ma poi succede che un giorno, mentre guido la macchina, mi attraversa la strada un gatto nero e dopo un piccolo percorso aggiuntivo faccio un grave incidente. Allora bisogna capire, la redazione
fra il gatto nero e l'incidente, fra il vaccino e l'evento avverso che mi è accaduto. Molto probabilmente il povero gatto con l'incidente non c'entra nulla. Ma è anche possibile che io abbia fatto un incidente perché mi sono distratta, perché sono molto interessata ai gatti e quindi quel gatto ha preso la mia attenzione. Oppure magari quello era un gatto veramente strano e mi sono distratta per questo. Questo significa, per esempio, che io potrei essere particolarmente sensibile a un farmaco oppure potrei aver avuto una dose di farmaco che non era adeguata. Quindi bisogna fare un'analisi delle modalità dell'incidente e del gatto per escludere questa ipotesi. L'altra ipotesi è che effettivamente tutti i gatti neri in quella città causino incidente, quindi siano un pericolo di per sé. Ogni volta che attraversano la strada a chiunque, quella persona dopo un po' di tempo può fare un incidente. Ora, questa è la prima ipotesi che può venire in mente a molte persone, ma dobbiamo riconoscere che è anche la più improbabile e quindi ha bisogno di essere accertata scientificamente. Se nel tempo in cui io faccio gli accertamenti rimuovo tutti i gatti neri dalla città, beh, devo essere preparata al fatto che il numero di topi aumenterà. Quindi rinunciando a un vaccino io automaticamente ammetto la possibilità di vedere crescere il numero di contagi. La logica illuminante di Barbara Gallavotti. Senta, dottoressa, nella storia è mai successo che un vaccino venisse sospettato di causare morti che invece erano dovute ad altre cause? Beh, restiamo nella storia molto recente, perché all'inizio di questa campagna di vaccinazione, per esempio, c'è stato un momento di preoccupazione, mi pare in Norvegia, perché avevano deciso di iniziare le vaccinazioni da persone molto anziane e molto fragili. Nel gruppo delle persone vaccinate si sono registrati 30 decessi. Ovviamente c'è stata una comprensibile preoccupazione, però questi 30 decessi rientravano perfettamente nel numero che ci si poteva attendere in una categoria di persone così fragili e quindi la farmacovigilanza ha fatto il suo ruolo e ha deciso che queste morti erano dovute ad altre cause, quindi la vaccinazione è proseguita. In un passato recente, ma non recentissimo, andiamo verso il 2014, ci fu una campagna di vaccinazione per l'influenza in Italia, ma 4 delle persone vaccinate purtroppo morirono. E allora ci fu una grandissima preoccupazione, moltissime persone decisero di non vaccinarsi, ma poi quelle morti si capì che erano dovute a tutt'altre cause e nel frattempo molti non si erano vaccinati con tutti i rischi connessi. Però alla fine è inutile che nascondiamo la testa sotto la sabbia, lo sappiamo che qualsiasi farmaco può avere degli effetti indesiderati e anche gravi e saremmo tutti contentissimi di non dover prendere nessun farmaco e in particolare di non doverci vaccinare contro il nuovo coronavirus. Però siccome il nuovo coronavirus c'è, è una fortuna che abbiamo 3 vaccini che sono considerati efficaci e sicuri. Sicuri vuol dire che gli effetti collaterali a cui ci espongono sono estremamente più tollerabili e meno gravi di quelli a cui ci espone il fatto di poterci contagiare con il nuovo coronavirus. Questo ovviamente a meno che quando la sorveglianza non dimostrerà il contrario, cosa che però non è ancora accaduta. Senta, dottoressa, è vero che gli effetti collaterali di questo vaccino si sentono più sulle donne che non sugli uomini? Sì, ma non è solo questo vaccino, sono i vaccini in generale e il fatto è che noi abbiamo un sistema immunitario più vispo, anche perché il sistema immunitario degli uomini è frenato dal testosterone, che è l'ormone maschile per eccellenza, mentre nelle donne gli estrogeni addirittura stimolano le cellule del sistema immunitario a produrre più anticorpi. E il risultato è che reagiamo meglio al vaccino, cioè il vaccino ha un effetto più sicuro, se vogliamo, su di noi, ma purtroppo abbiamo più effetti collaterali e purtroppo siamo anche più soggette a malattie autoimmuni, che infatti sono più frequenti nelle donne che negli uomini. C'è anche il sospetto che ci sia un problema di dose. Noi siamo più piccole, le dosi sono uguali per tutti gli adulti, quindi in generale una donna forse in media prende una dose che in proporzione è un po' superiore a quella che prende un uomo, ma comunque in tutti i casi sono dosi sicure e gli effetti collaterali, nella stragrande maggioranza dei casi, sono assolutamente di poco conto.
Allora, rispostiamoci sul virus e sulla diffusione del virus. È vero che esistono questi super diffusori, lo diciamo da tempo. Cosa si sa di più? Quanto è andata avanti la ricerca su questa tipologia di diffusore? Si è confermato che i superdiffusori hanno un ruolo fondamentale, ma purtroppo per il modo in cui è fatto il tracciamento, non sono, nella maggioranza dei casi, non è facile riuscire a fare né il loro identikit né quello delle condizioni in cui possono avere più probabilità di contagiare. Perché come è fatto il tracciamento normalmente? Se qualcuno scopre di essere positivo, in genere si cerca di capire con quali persone è venuto in contatto e quali lui stesso potrebbe aver contagiato. Quindi se scopriamo che ha visitato un certo gruppo di persone ma è stato vicino solo a una di esse, come vediamo dalla grafica, sarà quell'unica persona a doversi sottoporre ai controlli per scoprire se è positiva o meno. Se si è avvicinato un altro gruppo ma non tanto da poterlo contagiare, da poter contagiare qualcuno, nessuna di quelle persone dovrà sottoporsi a controllo. Se si è intrattenuto in un terzo gruppo con tutti abbastanza lungo, tutti dovranno sottoporsi al controllo. Quello che non viene fatto altrettanto spesso invece è cercare di capire come questa persona positiva si sia contagiata a sua volta. Se andassimo a ritroso potremmo scoprire che nei giorni prima di manifestare la positività, quindi nel momento in cui si è contagiato, magari è stato con un gruppo di persone nel quale non c'era nessun positivo, ma poi è passato in un altro gruppo nel quale un unico positivo ha contagiato tutti coloro con cui è venuto in contatto, compreso il nostro eroe. E studiando dinamiche di questo tipo si potrebbe capire chi e quando ha più probabilità di trasmettere il virus. Sui luoghi si è visto da subito con una ricerca giapponese, i luoghi più a rischio sono quelli affollati, quelli chiusi, quelli dove c'è contatto stretto, ma dipende anche che attività fa in questi posti il nostro superdiffusore, perché un'altra ricerca ci ha detto che se parliamo a bassa voce emettiamo una certa quantità di particelle di saliva potenzialmente infetta, ma se alziamo la voce questa quantità aumenta del 50% e se cantiamo aumenta addirittura del 100%. E già che siamo qui vorrei farvi vedere un'immagine che viene dall'Università Tecnica di Berlino che io trovo molto interessante. Loro sono riusciti a visualizzare il numero di particelle potenzialmente infette emesse da una persona che parla normalmente senza mascherina. Dottoressa, restiamo sui luoghi che frequentiamo, però ragioniamo al contrario. Abbiamo sempre detto quelli in cui si rischia di più. È possibile immaginare quelli in cui si rischia di meno allora? Sì, lo possiamo fare aiutandoci sempre con una ricerca dell'Università Tecnica di Berlino. Qui i ricercatori hanno calcolato l'RT in diversi luoghi, quindi in diversi luoghi, in diverse circostanze, quante persone un positivo può contagiare. E beh, c'è una sorpresa che a me sembra molto bella, perché si scopre che uno dei luoghi più sicuri sono i teatri dell'opera e i musei, che sono diciamo riempiti per un terzo, il 30%, da persone che indossano la mascherina. Qui l'RT è dello 0,5%, vuol dire che ogni due positivi se ne contagia mediamente uno nuovo. Appena superiore 0,6% nei parrucchieri riempiti al 20% e in cui tutti indossano la mascherina, ma sempre lo 0,6% di nuovo teatri dell'opera e musei riempiti questa volta al 40%. Saliamo invece se consideriamo un supermercato riempito all'80% da persone che indossano la mascherina, qui ogni positivo contagia mediamente un'altra persona. Appena sopra troviamo ad esempio i ristoranti riempiti al 25% per un quarto, oppure i negozi in cui vengono mantenute le distanze di sicurezza. Per fare un paragone, all'estremo opposto c'è un ufficio riempito per metà, ma da persone che non indossano la mascherina, evidentemente stanno anche molto tempo, e qui un solo positivo può contagiare altre 8 persone. Dottoressa, cosa diciamo di situazioni in cui ci si trova necessariamente a stretto contatto? Pensiamo a una visita dal medico, dal dentista, quando il viso di uno è necessariamente sopra quello dell'altro. E questo è un problema che si sono posti dei ricercatori giapponesi, pensando appunto alle visite mediche, ma anche per esempio agli estetisti e ai dentisti.
Allora, qui la forza di gravità non aiuta, perché se dalle mascherine del medico fuoriesce un po' di particelle, fuoriescono un po' di particelle potenzialmente cariche di agente infettivo, tendenzialmente la gravità tende da portarle verso il volto dell'altra persona. Ma i ricercatori giapponesi hanno dimostrato che se oltre alla mascherina l'operatore, il medico, indossa anche uno schermo, a questo punto è garantita una massima sicurezza anche al paziente. Senta, dottoressa, torniamo alle caratteristiche dei superdiffusori. È possibile immaginare delle caratteristiche individuali di queste persone? Da subito si è detto che ci sono persone che probabilmente emettono, per motivi naturali, diciamo, più particelle di saliva, quindi più particelle potenzialmente infette. Si è fatto uno studio su 200 persone, si è misurato l'aerosol emesso da tutti e si è visto che l'80% delle particelle erano emesse solo da 40 di queste 200 persone, quindi il 20%. Quindi avviene un po' come per le tasse, cioè un gettito che è dato dal contributo di tutti, ma ci sono i grandi contribuenti che forniscono la maggior parte del gettito, dovrebbero essere i più ricchi nella migliore delle ipotesi. Però cercando di capire che caratteristiche hanno questi grandi contribuenti virali, quello che si è visto è che si tratta in genere di persone più avanti con gli anni, magari hanno più probabilità di essere superdiffusori le persone più sovrappeso, e le donne e i bambini emettono meno particelle degli uomini, semplicemente perché la capienza dei polmoni è inferiore. Senta, è un tema che abbiamo discusso per tutta la serata, e perché l'Unione Europea sta così indietro rispetto ad esempio agli Stati Uniti sul numero dei vaccini? Lei che ci può dire? Effettivamente l'Unione Europea è più indietro, gli Stati Uniti hanno distribuito circa 32 dosi ogni 100 abitanti, l'Unione Europea circa un terzo, quindi gli Stati Uniti hanno più vaccini. Uno dei motivi, si è sempre detto, è la capacità di fare contratti in cui l'Europa forse non ha brillato, ma secondo me c'è un motivo molto importante, che è il fatto che gli Stati Uniti sono più forti in questo settore biomedico. Intanto i vaccini che stanno usando Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, sono tre multinazionali basate negli Stati Uniti. E se gli Stati Uniti sono così forti, evidentemente anche perché finanziano molto di più questa ricerca. Nella ricerca e nello sviluppo dei vaccini contro il Covid hanno impiegato circa 18 miliardi di euro, puntando ad ampio spettro, non solo sui vaccini che poi sono arrivati per primi, quindi non solo su Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, anche su vaccini che sono ancora per strada, come Novavax, oppure che sono un po' più indietro, come Sanofi e Glaxo. Il risultato è stato che quando i primi vaccini sono arrivati al traguardo, gli Stati Uniti si sono trovati nella posizione dei soci dei produttori e quindi hanno avuto una grande potere contrattuale. In Europa ci siamo comportati da clienti, perché abbiamo investito forse un sesto di quello che hanno investito gli Stati Uniti nello sviluppo dei vaccini, puntando peraltro molto su Sanofi, che non è arrivato per primo, quindi abbiamo puntato meno e non sul cavallo che ha tagliato il traguardo prima degli altri, e cercando di essere dei buoni clienti, quindi offrendoci con la nostra alta capacità di acquisto per comprare invece i vaccini che abbiamo visto arrivare per primi. È chiaro che questo ci dà meno forza, siamo molto più alla mercé dei produttori in un momento che aspiriamo a avere qualcosa che tutto il mondo vuole. L'insegnamento di fondo è che, e credo che sia, che dobbiamo puntare molto più sul biotecnologico, considerando che per quello che riguarda i farmaci, il futuro sembrano essere farmaci ispirati a quello che produce la natura di suo, per esempio l'RNA, e un po' meno farmaci tradizionali basati sull'idea di costruire molecole di sintesi che abbiano strutture utili a interagire con il nostro organismo. Ci siamo scoperti più deboli però, anche perché ci siamo trovati privi dei materiali che ci servivano. Pensiamo all'inizio alle mascherine, successivamente quello che serve per produrre vaccini. Là qual è la nostra debolezza?
Effettivamente, però sulle mascherine abbiamo recuperato abbastanza rapidamente perché sono oggetti a bassa tecnologia e quindi è facile riconvertire degli impianti e produrli. Per i vaccini, la debolezza sta nel fatto che produrli è un processo estremamente complesso in cui ogni passo nasconde una qualche difficoltà, fino all'ultimo, fino a quello delle siringhe. Tant'è che gli stessi giapponesi a gennaio hanno lanciato un allarme dicendo che, dato che non riuscivano a disporre di abbastanza siringhe in grado di raccogliere la famosa ultima dose del vaccino Pfizer, rischiavano di buttare un numero enorme di dosi. Chi è il maggiore produttore di siringhe al mondo? Gli Stati Uniti. Ancora una volta in questo sono avvantaggiati, sono seguiti dalla Cina. Su questo il mondo si sta mettendo rapidamente al passo perché anche qui non si tratta di usare delle tecnologie sofisticatissime, però ci dà un'idea della complessità di quello che si è dovuto affrontare. L'altra difficoltà è stata addirittura riuscire a tenere abbastanza di quegli animali da laboratorio che sono stati fondamentali nel mettere a punto vaccini totalmente nuovi, perché è inutile che ci nascondiamo che questi vaccini, prima che sugli esseri umani, sono stati provati su degli animali. E questo è un argomento delicatissimo, anche per le sue implicazioni etiche, che ha fatto venire al pettine diversi nodi che erano irrisolti. Andiamo sui vaccinati, dottoressa Gallavotti, andiamo a capire se le mascherine le dovremmo portare per sempre o no. E beh, speriamo bene di no, però per dare veramente una risposta precisa bisognerebbe fare degli esperimenti molto mirati. Per esempio, bisognerebbe prendere un grosso gruppo di persone che sono state vaccinate, tamponarle regolarmente anche per individuare coloro che si sono infettati pur restando totalmente asintomatici e capire chi e come hanno eventualmente contagiato. Questo viene molto meglio se fatto su un gruppo di persone facilmente controllabili perché abitano tutti nello stesso luogo e hanno rapporti abbastanza solo fra di loro. Per questo negli Stati Uniti si sta pensando di condurre studi di questo tipo sugli studenti di college che sembrano essere, diciamo, le cavie perfette per un esperimento di questo tipo. Ma comunque, noi siamo in un momento particolarmente critico perché sono ancora troppo pochi coloro che sono protetti dal vaccino. Chiaramente, gradualmente, ci libereremo di tutte le misure che dobbiamo adottare, comprese le mascherine. Grazie Barbara Gallavotti.